Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono in questa strana location buia, tutto lo so brutto, perché sono a casa e quindi non ho neanche i miei manga a disposizione né i miei libri nuovi, però volevo fare un video e quindi ho deciso di portare un tag americano anche in Italia e sarebbe di Harry Potter tag, cioè il tag di Harry Potter in parola, cioè. Dai che siamo tutti Potterhead e quindi ci divertiremo un sacco. Quindi vabbè, passiamo subito a fare le domande. Scusate le mie condizioni pessime, c'ho i capelli di merda. Voi mi amate lo stesso, vero? E quindi iniziamo con le domande. Ho l'iPod in mano per leggerle. Sì. Ok? Il libro preferito. Io sto leggendo solo in inglese, quindi mi pure intartaglio. Va bene. Comunque, il libro preferito della saga. E devo dire il calice di fuoco è il mio preferito. Non lo so, ci sono i draghi. Draghi per me sono l'amore, quindi non lo so, proprio mi piace un sacco anche per il fatto che è pieno d'avventura, mi proprio piace tanto, perché so che tutti direbbero i doni della morte, principe mezzo sangue, cose così, però il più spensierato che mi sono goduto di più è stato comunque il calice di fuoco, anche se ho sofferto molto alla morte di Cedric Diggory, cioè proprio da bambina soffrire in quel modo non è mai bello, però vabbè. Semplicemente, quindi non dico gli ultimi, semplicemente per il fatto che me lo sono goduto di più serenamente. Quindi, passiamo al prossimo. Il film preferito. Dovrei essere ripetitiva e dire sempre il calice di fuoco, però, pensandoci bene, penso alla Camera dei Segreti o la Pietra Filosofale. Per il semplice fatto che del vederli piccoli, bimbi, non lo so, mi fanno troppa tenerezza, riuscirei a vederli 40.000 volte di fila. Poi il Ron Weasley da piccolo, tipo l'amore, proprio, non lo so, è proprio l'amore, è tenerissimo. E non penso quelli, sempre per il stesso fatto, sono i più spensierati, già dal prigioniero di Azkaban, diciamo, no, vabbè, l'Ordine della Fenice diventano molto più pesanti anche emotivamente, cioè stai lì morto a piangere 2 ore. Penso che vi capiate tutti, eh. Poi il libro che vi piace di meno. Libro che mi piace di meno. Il Cameraman mi spara, ma penso il prigioniero di Azkaban. Li ho letti tutti i libri, però quello proprio. Sarà che boh. No, non mi prende. Anche se io adoro Sirius Black, per carità. Ma proprio tra tutti, se dovessi scegliere quello che amo meno. Sì, è quello che amo meno. Mi dispiace, povero mio prigioniero di Azkaban. Anche se c'è fiero becco, da un lato, non lo so, domanda difficile, la lasciamo per ultima, va. Poi, quarta domanda, parte dei libri o film che ti ha fatto piangere. Ah, perché ce n'è solo una? Ok, questa è difficilissima. Penso, beh, ai doni della morte quando sono schiattati tutti in poche parole, ma nei film quando arrivano Harry, Ron e Hermione e c'è Fred lì e i pianti, proprio lì e la morte di Piton, penso, proprio piangere per 30 minuti di fila, proprio pesanti, sì. Non è una cosa bella e mi ha fatto piangere un sacco, cioè mai pianto così tanto per altre saghe, cioè nei libri sì, ma in un film piangere per 30 minuti e piangere un sacco, più un terzo del film. E direi la morte di Fred e la morte di Piton, sia nei libri che nei film. La tristezza perché ora devo piangere, vedi? Ok, se potessi passare del tempo con qualsiasi personaggio di Harry Potter, quale sarebbe? Luna Lovegood. Sì, Luna Lovegood, siamo pazzi, siamo idiote, siamo uguali in poche parole. Oh, Ronny, oddio Ron, però no, Ron e io siamo tipo la stessa persona, quindi sarebbe Ron e Luna Lovegood insieme, quindi scelgo Luna perché io già sono Ron, quindi sono senza testa, come Nick, quasi senza testa. Volevo dire senza rotelle. Scusatemi. Questo sarà un video molto contento. Spero che vi piaccia lo stesso. Poi passiamo giù.
Personaggio preferito? Ron Weasley. C'era anche solo da chiederlo, cioè Ron Weasley e i gemelli Weasley. Diciamo la famiglia Weasley, tranne Percy. Sì, Ron e io in poche parole siamo la stessa persona, immaginatemi senza tette, più alto, uomo. Siamo uguali. Avremmo reagito allo stesso modo in un sacco di cose, siamo tutti e due imbranati, facciamo le stesse facce strane ogni 5 minuti. Poi siamo arancioni, in questo momento sono più rossa che arancione, però tecnicamente I'm a Weasley. E non lo so, rompe la bacchetta, si fa gli incantesimi da solo, in poche parole. Diciamo che mi ci rivedo un sacco. Tra i tre sicuramente, tra i protagonisti è sicuramente quello che mi rispecchia di più. Sì, Ron. Ron è il mio personaggio preferito. Lo so, sono strano, sarò l'unica, ma io amo. Non criticate Randonime. Poi, quale sarebbe il tuo Patronus? Sicuramente un felino. Un gatto. Un dinosauro! Un dinosauro. Il mio sarebbe un dinosauro arancione. E non chiedetemi perché, è una cosa molto random che mi è appena passata in mente, ma visto che il mio nick è Orange Dinosaur Aur, sarebbe un dinosauro tecnicamente. Sto sclerando di brutto. Andiamo avanti. Se potessi avere la pietra della resurrezione, il mantello dell'invisibilità o la bacchetta di Sambuco, quale sceglieresti? Tutti sanno la storia, giusto? Cioè, io non vorrei finire morta o suicidata. È logico scegliere il mantello, anche perché puoi andare dove ti pare, nessuno ti vede. Si è rivelato molto utile a Hogwarts, diciamo che sì, il mantello. Anche perché gli altri due ti lasciano poco da vivere. E noi non vogliamo morire. Quindi il mantello dell'invisibilità, decisamente. Sì, il mantello. Anche se era un oggetto in generale, avrei scelto la mappa dei mandrini. C'è la mappa. E tu sei tutto quanto. Dovevo vivere in quel mondo. Sto fuori posto qui. Ok, andiamo avanti. In quale casata saresti finito? Non sembra perché amo Ron e tutto quanto, ma io adoro i Sacri Verdi. Già, sarei la versione imbranata di Ron Weasley, cattiva però, nel senso sempre verde, Slytherin, sempre. La malvagità, non lo so, poi tutte serpentese, Piton. Tutti appassionati insieme, appassionati sto cavolo che va, sta ammazzando a vicenda. Però mi sarebbe affascinato un sacco come casa, io ho sempre odiato i Grifondoro. Cioè stanno lì, perché noi siamo i coraggiosi, puri di cuore, cioè. No, no. Corvo Nero no, perché non sono così intelligente. Hufflepuff, Tasso Rosso, quindi. Ci sarà mai un'occasione in cui io riesco a filmare tutto un video senza che la mia macchinetta decida di morire? Lo mando a mistero veramente come domanda per la prossima puntata. Comunque siamo arrivati all'ultima domanda. Quanto significa per te Harry Potter? Seriously? Tantissimo. E non solo, cioè, proprio un sacco. Perché ci sono cresciuta in fin dei conti, mi ha insegnato tante cose. È stata una gran parte della mia vita e se non importasse così tanto non mi sarei fatta il tatuaggio che mo si vede storto perché sta all'interno del posto comunque. Sì, non mi sarei fatta il tatuaggio se non significasse così tanto per me. Già, Harry Potter penso che è proprio un segno, un qualcosa che ti porti dentro per sempre. Oddio, sono vedo un po' drammatica. Per esempio mi dispiace un sacco per le generazioni di oggi che quando tu gli parli di Harry Potter ti rispondono che quella cazzata per bambini e tu sei là tipo se non te le dà tua madre te le do io due sberle, cioè cavolo, bambini buttati, proprio bambini con infanzia di merda a vedersi il mondo di Patty. Noi invece abbiamo passato la nostra bellissima infanzia con Harry Potter che almeno ci insegnava qualcosa, i valori dell'amicizia e altri. Cose piene di significato, a differenza del oddio, il ragazzo che mi piace non mi si paga. E comunque tutti i personaggi mi sono entrati nel cuore, particolarmente quelli che per Crefano, perché sia mai che io ho fortuna e uno dei miei personaggi preferiti non muore, non succede mai. E quindi sì, per me Harry Potter significa moltissimo.
sembra sdolcinato, e sono sdolcinata, però è così. Penso che se chi sta guardando questo video in questo momento è fan di Harry Potter, sa quello che dico. Non ti passa mai l'amore per questa saga. Sarà sempre una parte della mia vita. Una delle più belle. Sarà sempre la parte che rimpiangerò della vita che non ho avuto. Nel senso, cosa avessi voluto fare nella tua vita andare ad Hogwarts? Il gufo arriverà. Io dico che arriverà prima o poi mi vedrete là dentro. Cioè, mi vedrò là. Ok, sto scrollando. Comunque, finendo il tag, devo taggare qualcuno. Allora, taggo Simona Mustache, se mi vedi, ciao. Poi, Haru-chan Yazawa, spero di aver pronunciato bene il tuo nick. E Happy Chrysanthemum Musmus. È latino, vero? Io non sono molto. Sarebbe Chrysanthemum. Diciamo Chrysanthemi, va. Non sono molto ferrata, ok? Spero di aver fatto una gaffa assurda. Comunque vi taggo, sono curiosa di vedere le vostre risposte. E chiunque altro stia vedendo questo video, se pensa che l'idea è carina, può farlo. Non taggo troppe persone perché poi mi sembra di scocciare, cioè mi sembra, non lo so, di intromettermi, quindi taggo 3 persone, va bene così. E vi lascio le domande qui sotto nell'info box, vi linko i canali delle tre ragazze che ho taggato. E spero che questo tag vi sia piaciuto. Soprattutto io che parlo a random, sono una scema. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!